Eccoci, buongiorno Alfredo Pratolongo. Buongiorno. Allora, Osservatorio Birra continua a dare informazioni utili e precise sul mercato, in questo caso del fuori casa, dell'oreca o oreca cosiddetto. La famiglia è al centro del mercato della birra perché ne trae vantaggio. Sì, è un'equazione abbastanza chiara. Le famiglie italiane sono la fonte principale che costituisce, diciamo, l'ossatura del mercato oreca, perché il mercato oreca italiano, quindi fuori casa, è costituito da centinaia di migliaia di imprese familiari. Le catene da noi sono molto meno presenti che in altri paesi. Quindi questo è il primo elemento. La birra è presente, in Italia è un consumo familiare, cioè avviene questo sia nel mercato oreca che non nel mercato oreca, cioè la birra viene consumata a casa, viene consumata soprattutto a pasto. Quindi la birra ha un'importanza, come abbiamo visto da questa ricerca, economica molto importante, molto sensibile nel settore dell'oreca per gli esercizi, quindi con punti percentuali di fatturato molto elevati, e quindi la birra diventa la spina dorsale delle famiglie in Italia. E diventa anche un elemento di occupazione tra i giovani, dato positivo, dato che fa sperare di poter andare avanti bene. Ma oltre 70.000 persone nell'oreca guadagnano sull'oreca e sulla birra, che ne costituisce diversi punti percentuali di fatturato a seconda di quali tipi di esercizi. La cosa importante è che questo qui è un trend positivo, cioè quello che è emerso in questa ricerca e soprattutto in questa giornata di lavori, che ha messo insieme la ricerca ma anche le parole dell'amministratore delegato della più grande azienda italiana di birra, è che questo mercato sta vivendo una primavera, è cresciuto nel 2016, sta crescendo ancora nel 2017, e questo cambiamento, questo miglioramento è un miglioramento strutturale, perché si basa sul miglioramento della reputazione della birra in Italia e sul gusto degli italiani, che è in grado di capire, apprezzare e godersi le grandi birre particolari che vengono vendute in questo paese. Infine, a proposito di gusti, anche novità nella possibilità di spillare anche nei piccoli esercizi, quindi nuove modalità per consentire, come diceva appunto chi parlava prima, l'amministratore delegato di un grande gruppo, che la birra alla spina è l'esperienza più bella della birra. La birra alla spina è un'esperienza eccezionale. Bisogna che la birra sia spillata bene. Per questo le grandi aziende, come in questo caso come Heineken, producono e lanciano sul mercato dei sistemi di spillatura che rendono possibile anche a delle persone non specializzate di spillare la birra al meglio e che la birra sia sempre fresca, non intendiamo fredda, dico proprio fresca, cioè che arrivi al consumatore e alla persona nel tempo più breve possibile, che non sia ossidata, che non prenda ossigeno, che abbia la temperatura corretta, che faccia la giusta quantità di schiuma. Insomma, che la ricetta del mastro, che il mastro birraio ha fatto così tanta fatica a fare, venga poi portata nel bicchiere. Ecco, chiudo con una cosa. Lei è anche membro della giuria del premio Birra Moretti Gran Cru, dedicato ai giovani chef, la birra in cucina, quindi anche la competenza oramai del consumatore, che c'è una temperatura giusta, come per il vino, che ci sono degli abbinamenti nuovi. Allora, questo è una cosa eccezionale. Quello che è successo è un fattore eccezionale. 5 anni fa sarebbe stato praticamente impossibile parlare di birra come oggi facciamo rispetto alla cucina. Però oggi è normale che i grandi chef della cucina italiana, così come i giovani sotto i 35 anni che sono oggetto appunto di questo premio Birra Moretti Gran Cru, contemplino la birra all'interno del loro diciamo menù degli ingredienti, quindi non solo come abbinamento ma anche come ingrediente. Fra l'altro è un ingrediente molto difficile da trattare, cioè fare delle riduzioni con la birra o inserirla nei piatti ci vuole tanta competenza, però insomma questo è un po' l'oggetto che andiamo a scovare col premio Birra Moretti Gran Cru, cioè l'eccellenza nella capacità delle persone di riuscire a portare la birra all'interno della ricetta della cucina italiana. Grazie. Grazie.